Vi ringrazio tutti. Beh, intanto questo luogo merita, ci sono molti ragazzi, questo luogo è il luogo dove è iniziata la rifondazione comunista, vorremmo ricordarlo, io ero poco più che ventenne e venni qua al centro Concetto Marchesi, là ci sono dei vecchi compagni, io quest'anno faccio 60 anni, e venni esaminato da Saverio Nigretti, da Arnaldo Bera, da Alessandro Vaia, che era un leggendario commissario politico delle Brigate Garibaldi, e da Peppino Sacchi. Era una sede importante questa, da qua è nata una storia. E con Giorgio Galli, proprio in quegli anni, stiamo parlando dell'inizio degli anni Ottanta, frequentammo in una grande assemblea al Teatro Nuovo con Armando Cossutta l'idea di mantenere aperta l'ipotesi comunista in questo paese. E questo libro si inserisce in questa vicenda. Un sistema, quello di oggi, quello capitalistico, quello della globalizzazione capitalista, che è un sistema che non funziona, lo vedete tutti. Lo vedete nelle contraddizioni di ogni giorno, qua in Italia e in tutto il pianeta. Questo sistema è un sistema che spesso viene contrapposto all'idea del comunismo come il nuovo rispetto al vecchio. In realtà questo sistema è il vecchio. È un sistema basato sul profitto, è un sistema basato sul denaro, è un sistema che informa non solo i temi collettivi, rispetto al denaro, ma anche le relazioni individuali. Conta se fai il denaro, conta se hai il denaro. E questo sistema può essere battuto solo da un meccanismo, da un processo che non può essere altro che rivoluzionario e che però ha dei tratti storici. Il capitalismo, il mercantilismo, che ormai hanno 800 anni, attraversando i tempi della rivoluzione industriale per arrivare oggi alla globalizzazione capitalistica, sono stati battuti solo ed esclusivamente dai partiti comunisti con un modello leninista. Giusto. E questo è il meccanismo della storia. I nostri amici anarchici non hanno vinto il capitalismo da nessuna parte. Il trotskismo non ha vinto da alcuna parte, e quindi quel modello lì, che poi dall'interno è stato sconfitto, perché l'Unione Sovietica è implosa dall'interno, ha una pecca, certo, ha la pecca di aver dimostrato che il socialismo è possibile, che un altro mondo davvero è possibile. Questo mondo ha funzionato nell'area più difficile. Marx prevedeva la rivoluzione nei punti avanzati dello sviluppo capitalistico, la Germania, l'Inghilterra, e invece questa rivoluzione è avvenuta nell'anello più debole, nella Russia medievale degli zar. Però in quel paese il modello leninista, in poco più di 20 anni, è riuscito a trasformare un paese arretratissimo nella seconda potenza industriale del mondo, e l'ha trasformata con l'opera rivoluzionaria geniale di Lenin e con la costruzione di Giuseppe Stalin, questo uomo che viene da parte del capitalismo giustamente attaccato, demonizzato. Avviene questo perché è l'unico che ha saputo battere e costruire l'alternativa. Guardate, è molto semplice ed è anche logico che questo avvenga. È chiaro che i vincitori scrivono la storia, i tempi della storia non sono i tempi della nostra vita, i vincitori scrivono la storia, e quindi se voi andavate alla Feltrinelli di Milano, bellissima, Gian Giacomo si gira nella tomba, ma l'anno scorso la parete che parlava della rivoluzione d'ottobre, dei 100 anni della rivoluzione d'ottobre, era costituita per 2/3 da libri classicamente anticomunisti.
perché erano nell'accezione liberale, no? Dei crimini di Stalin, dell'Unione Sovietica, eccetera. E poi ce n'erano due terzi su una rivoluzione tradita, libri trotskisti. Non c'era alcun libro, nulla, che ponesse appunto un altro punto di vista. Questo libro, io mi permetto di dissentire dall'amico Giorgio, non è fatto da giallisti, è fatto da militanti. L'hanno detto loro. Sì, lo so, ma io voglio dare... È fatto da militanti, con la passione militante, perché questo libro inserisce un piccolo tassello di un mosaico che si batte contro il revisionismo. Guardate, la vicenda della costruzione del socialismo nell'Unione Sovietica, un paese appunto che in 20 anni diventa da paese medievale, e voglio citare non Marco Rizzo, che sarebbe solo cronaca, voglio citare la storia, voglio citare Churchill. Churchill, quando parla di Stalin, dice che ha trasformato un paese che aveva l'aratro e lo ha lasciato con la bomba atomica. Questo è il giudizio di Winston Churchill nei confronti di Stalin. E racconta, più anticomunista di Churchill, non credo ci sia nessuno, e racconta appunto anche la storia dell'autorevolezza dell'uomo, che quando Stalin entrava a Yalta, tutti si alzavano in piedi sull'attenti, quasi come se ci fosse un'autorità morale di quest'uomo, che era il loro nemico. Stiamo parlando di Winston Churchill, stiamo parlando dell'uomo che ha coniato il termine della cortina di ferro. Parliamo di un anticomunista di ferro. Dico questo perché noi proseguiamo con questa idea, no? Proseguiamo con l'idea che un altro mondo è possibile, che il comunismo è possibile, e ci leghiamo a un modello che è quello del marxismo-leninismo di Lenin e della costruzione del socialismo con Stalin. Il socialismo, quel socialismo lì, non fallisce, non è fallito, perché hanno preso un paese poverissimo, l'hanno trasformato in una potenza industriale, hanno saputo battere il mostro, le armate naziste, hanno avuto 28 milioni di morti, la parte migliore del paese. Nonostante questo sono riusciti nel 48, 47, 48 ad avere la parità strategica con la prima bomba atomica, nel 51 ad avere la parità strategica con la prima bomba all'idrogeno. Dopodiché arriva un signore che si chiama Khrushchev, che ha legami con la storia dell'opposizione trotskista interna all'Unione Sovietica, e demolisce tutto, demolisce il partito, introduce un'economia parallela con una seconda economia che consente alla proprietà privata di cominciare a galoppare. Ci vuole 30 anni, bisogna arrivare a Gorbaciov con l'intermezzo di Brezhnev e Andropov, che sono altra cosa, per distruggere dall'interno quel paese. Quando gli statunitensi ricordano, e lo ricorda Luttwak, parlando dell'estremismo islamico e dicendo che è un male minore perché i mujahideen afghani, da cui è nata Al-Qaeda, da cui sono nati i talebani, tutte l'ISIS e tutto quello che vogliamo, sono stati un male minore perché hanno sconfitto l'ipotesi principale del male maggiore, cioè del comunismo, perché quella è l'unica alternativa. E quindi questo piccolo tassello di questo libro, che probabilmente, io faccio anche delle critiche, probabilmente andava snellito, perché è un po' un pippone, perché voi avete sentito la mentre invece bisogna concentrare nella massima efficacia. Cosa dice questo libro? Questo libro dice che Trotsky ha basato la sua autodifesa principalmente sul fatto che i processi di Mosca sono falsi. E in una frase fondamentale dice: se io venissi smentito sul fatto che io ho visto Piatakov in date diverse, tutta la mia difesa salterebbe. Bene, questo libro dimostra che questo incontro, se non certo, è stato ampiamente possibile. Se veniva una televisione, noi dovevamo dire questo. E se questo è vero, e ci sono buone probabilità che questo sia vero, inficia tutta la storia
della cosiddetta sinistra radical chic, fucsia, chiamatela come volete, che parte in Italia e che imbastardisce la storia del Partito Comunista Italiano dopo il 20° congresso. E imbastardisce tutta la storia del Movimento Comunista Internazionale dopo il 20° congresso, cioè dopo il 1956. E si comincia a fare strada l'ipotesi di socialismi dal volto umano, come se il socialismo fosse dal volto disumano. Socialismi gradualisti, socialismi democratici. Il socialismo è il socialismo, cioè il potere a chi lavora, a chi produce la ricchezza. Il socialismo è il socialismo sovietico. Gli altri socialismi che in Italia hanno trovato una larghissima e amplissima gamma di pratiche teoriche e poi di pratiche attuali, le abbiamo viste. In Italia abbiamo visto il partito di Gramsci, che se voi guardate da un punto di vista effettivo, c'è il partito di Gramsci, poi subisce delle scissioni il partito di Gramsci, Rifondazione, Comunista, quello che... ma il nocciolo duro resta quello, no? Il maggior numero delle persone sta nel PC di Gramsci, nel PC di Togliatti, nel PC di Berlinguer, nel PC di Occhetto e poi nel PDS di D'Alema e Veltroni e nel PD di Renzi. Ma da Gramsci a Renzi ci sono 180 gradi e noi dobbiamo indagare come questo sia stato possibile. Come è stato possibile? Foglia dopo foglia, un pezzettino ed è l'istituzionalizzazione dal 43 al 47, l'idea che era meglio istituire le sezioni di territorio rispetto alle sezioni operaie, l'assemblea costituente, l'uscita dei comunisti dal governo senza neanche lo sciopero generale, e poi arriva l'ombrello della NATO con Berlinguer, il compromesso storico, la fine della spinta propulsiva. Lì non siamo ancora arrivati, ma poi c'è Occhetto che non cancella la falce martello, ma la pone sotto alla quercia, un simbolo che serve ancora per chetare qualche anzianotto che ci crede. Poi dal PDS si arriva al DS, dal DS si arriva al PD e si arriva oggi all'inconsistenza di un pensiero altro di ricostruzione teorico, politico e organizzativo di un modello alternativo. E questa è la storia. E allora il lavoro che avete fatto voi, vi posso criticare ancora, scusate troppe critiche, siete assolutamente troppo modesti. Questo libro è utile perché è un tassello, si unisce ai libri e al lavoro che sta facendo anche il compagno Pascal. È un pezzo importante perché ci consente di replicare, replicare per convincere questi ragazzi, perché noi ormai siamo vecchi tromboni, non contiamo più, ma il problema è il testimone che passiamo a loro. Qual è l'idea di un cambiamento generale se alla risposta, e noi come Rifondazione Comunista non siamo riusciti a farlo, come Comunisti Italiani non siamo riusciti a farlo, ma se quella domanda che ti fa uno di 20 anni oggi, il capitalismo fa schifo, lo dicono tutti, lo pensano tutti, ma la vostra storia, il comunismo è fallito e noi non abbiamo indagato 40 anni fa, quando abbiamo tentato da ragazzi di ricostruire l'ipotesi comunista, non sapevamo che risposta dare. La peggiore era quella di dire siamo comunisti italiani, quasi come se l'aggettivo ci salvaguardasse, come fossimo stati tanto poco cattivi, perché il problema era il non detto e il non detto era Stalin. Intendiamoci, non si può andare oggi davanti a una fabbrica e dire... parlare di queste cose, ci prendono assediate, farebbero bene, ma guardate che c'è un legame tra non approfondire le radici, la memoria, la teoria e il Job Act. C'è un legame intimo, senza la teoria, senza la storia, senza la memoria, senza una bussola, ti perdi facilmente. E allora puoi entrare in un Parlamento
e lo abbiamo fatto a Rifondazione, e trovarti dentro non una compagine di rivoluzionari che voleva usare il Parlamento come dentro e fuori la Duma, cioè un posto dove amplificare le proprie idee. Ci siamo trovati dentro un circo, da Luxuria, ve la ricordate? Ai domatori, abbiamo fino eletto un domatore, te lo ricordi? Che era uno del circo Togni. Abbiamo eletto senatore un domatore, con tutto il rispetto per chi fa quel mestiere. Era un circo. Allora noi adesso dobbiamo riprendere, questi ragazzi sono vergini di tutte quelle storie, dobbiamo riprendere con rigore una teoria politica. Non si tratta di inventare nulla, c'è il marxismo-leninismo, è quello che ha vinto, che ha saputo battere il mostro capitalista. Vogliamo avere una teoria politica, vogliamo avere un'organizzazione, vogliamo raccontare bene la storia. Guardate, l'ipotesi che Trotsky sia stato colluso con i nazisti, stiamo parlando della grande storia, è legata anche all'esperienza mia personale della piccola cronaca. Quando c'è un grande nemico, tu ti puoi anche alleare con qualcuno che non la pensa come te per batterlo. Nemico del nemico. Sta nell'animo umano. Voi pensate che Trotsky non abbia pensato, voluto, lavorato affinché l'Unione Sovietica cascasse, perdesse parte del territorio, avesse un disastro geopolitico pur di rigovernare lui grazie alla vittoria della Germania nazista? Chi pagava la scorta che Trotsky aveva in Messico? Era un uomo isolato? Era un uomo che ad esempio veniva negli anni 30 in Italia con Mussolini e godeva della possibilità di circolare in Italia? Era questo comunista rivoluzionario così terribile per le potenze occidentali? Chi pagava i 24 uomini di scorta a Città del Messico di cui godeva Trotsky? Chi pagava la villa blindata in cui viveva, se non l'ambasciata tedesca a Città del Messico? Ma vogliamo dirle ste robe? Abbiamo paura di dire queste cose. E solo in quel momento lì, pochi mesi prima dell'operazione Barbarossa, con cui le armate di Guderian replicavano la Blitzkrieg che aveva sconfitto l'Occidente e attraversato il Belgio, invaso Parigi, si sono rivoltate verso l'Unione Sovietica, ed è vero, non so chi l'ha detto, chi l'ha ricordato, forse il professore, nel Mein Kampf, Hitler ricorda che la battaglia principale è contro il bolscevismo. Non solo, nei verbali delle riunioni alla Tana del Lupo, che anche verso il volgere della finale della guerra vedevano Hitler a parlare con i suoi generali della questione del fronte, e il fronte era quello est. Quando si parlava del fronte occidentale dopo lo sbarco in Normandia, Hitler si alzava e se ne andava perché reputava il fronte occidentale una inezia. Lo scontro frontale è stato quello. E se voi pensate alle cose che diciamo adesso, verificatele. Ragazzi, verificatele. Pensate al film di Benigni, che prende l'Oscar perché fa vedere il carro armato che entra ad Auschwitz, e quel carro armato alla Stella Americana. Pensate al senso vostro comune. Quando vi chiedono chi ha liberato l'Europa dal nazismo, tutti vi dicono gli alleati. E pensate che gli americani sono dati provabili. Basta che li andate a cercare sui libri. Hanno avuto in tutta la guerra mondiale 400.000 morti. I sovietici hanno avuto 14 milioni di militari morti. Chi ha sconfitto la Germania nazista? Gli americani. Ma scherziamo. Ma tutta la storia è così. Venite presi, ma se no la gente mica voterebbe 5 Stelle adesso. Ma scusate, ma lo dico, ma è chiaro che è così. Ma anche tutta la storia più recente, il muro di Berlino, che peraltro l'ha fatto Khrushchev e non Stalin. Stalin voleva una Germania neutrale, neutrale, perché aveva un problema, lui aveva un'idea militare
della, quindi avere una Germania neutrale significava replicare il patto Ribbentrop-Molotov. Anche qua la storia ha raccontato delle balle incredibili. Fino a luglio del 1939 l'Unione Sovietica e Stalin chiedevano agli inglesi e al governo polacco di spostare le armate sovietiche in difesa al confine polacco-tedesco. Verissimo. Gli inglesi nicchiavano i polacchi, dissero gli aristocratici polacchi dissero no fino a luglio. Fino a luglio. A quel punto l'Unione Sovietica aveva bisogno, per armarsi ulteriormente, perché sapevano e capivano che ci sarebbe stato l'attacco, di avere del tempo e di spostare la frontiera di 400 km, perché è vero che la Polonia l'hanno fatta a metà, ma canisciun è fesso. Per fortuna che Stalin ha avuto quei 400 km in più. Le armate naziste sono arrivate a 10 km da Mosca. Se non ci fosse stato quel patto, Mosca sarebbe stata invasa. Probabilmente la guerra sarebbe finita lo stesso in quel modo, perché l'Unione Sovietica l'ha trasferito 6.000 aziende, mattone su mattone, oltre gli Urali. E forse qualche T-34 in più l'avrebbero costruito e avrebbero vinto lo stesso, a un prezzo maggiore. Peraltro l'implosione dell'Unione Sovietica è anche l'implosione di un paese che ha avuto il suo territorio fondamentale, quello industriale della parte europea, distrutto due volte. Una volta da loro per impedire l'avanzata nazista e una volta dai nazisti per impedire l'avanzata sovietica. Quindi la storia va vista in questo modo qua, va letta, dovete interpretarla. Oggi la voce è solo degli altri. Quando mi parlano del muro di Berlino io faccio un esperimento a volte, ma se lo faccio qua mi diverto uguale. La Germania Ovest era tre quarti della Germania Est. Figuratela così. Molto più grande. Davvero. Molto più grande. Chiaramente le mettete vicino, no? C'è un confine tra Germania Est e Germania Ovest. Dove stava il muro di Berlino? Dove stava Berlino? La Germania del Nord. Dove stava Berlino? Il 90% delle persone, anche qua presenti, pensa che Berlino stava in mezzo e che il muro tagliava a metà. Non è così. Stava nel mezzo della Germania Est. Sarebbe come ci fosse un conflitto tra Francia e Italia e ci fosse San Marino, che è francese, e il muro l'hanno costruito attorno a una San Marino, lo capite? Sì. Ma quanti, alzate la mano, quanti sapevano questa cosa? E qua insomma, vedo i militanti del fronte, lo devono sapere, ma gli altri, è dura, la gente non lo sa, lo capite? Non lo sanno, la storia la cambiano. E allora questo libro serve a quello, serve a costruire un tassello che probabilmente influisce e spiega tutta la storia anche italiana. Noi sulla base di questa storia abbiamo avuto un grande solone del comunismo italiano, Pietro Ingrao, l'elogio del dubbio lo chiamava. Noi abbiamo celebrato Pietro Ingrao, uno che ti dice che c'ha il dubbio. Io non ho il dubbio, cari compagni. Io sono convinto che noi abbiamo ragione, che il conflitto principale è quello tra capitale e lavoro, cioè tra ricchi e poveri, e sono comunista per questo. Non c'ho dubbio. Perché se io mi vengo a dire che ho un dubbio, ma allora che cazzo stiamo a perdere tempo a discutere di politica? Noi abbiamo ragione, la nostra scelta è giusta, le condizioni sono difficili dal punto di vista soggettivo. Ma pensate, ma davvero, provate ad analizzare questo. La Russia degli zar è una sterminata, sono 11 fusi orari, no? Una sterminata area medievale. Il modello leninista trasforma quella situazione in un paese altamente industrializzato. Pensiamo oggi a un paese mediamente industrializzato, come l'Italia. Se avesse l'opportunità e la possibilità di applicare quel modello con l'innovazione tecnologica, la scienza, il progresso scientifico, la comunicazione, come potremmo vivere? Potremmo lavorare tutti, potremmo lavorare meno, potremmo lavorare meglio. Ma giustamente chi sta sopra vuole impedire questo. E quindi vanno bene i 5 Stelle, va bene Podemos, va bene tutto tranne il comunismo. Inizialmente siamo ancora derisi,
c'è un amico qua che è venuto, che ieri in trasmissione con me in TV, quando parlavamo, ha sentito, no? L'uomo del PD, Romano, che sorrideva, un nuovo vecchio, quasi irrideva a quest'idea. Oppure usano la dicotomia nuovo vecchio, ma non entrano mai nel merito. Questo sistema non funziona. È un sistema, ad esempio, che ha una assoluta privazione di quella che è l'attenzione verso l'ambiente. Il modello americano, se fosse applicato a tutto il mondo, il consumo pro capite di ogni americano fosse ripartito a tutti gli abitanti del mondo, servirebbero 5 pianeti. E quindi voi vi rendete conto che è impossibile. È possibile, o c'è la guerra e lo sterminio e la barbarie, come diceva Marx, oppure c'è il socialismo. Il socialismo è l'unica soluzione. E dato che il socialismo non si chiama Pippo, si chiama marxismo-leninismo, si chiama contro la dittatura di pochi, la dittatura di molti, la dittatura del proletariato. Usiamo le nostre parole, non devono spaventare. La dittatura del proletariato oggi in Italia significherebbe che il 90% delle persone che producono il quasi 100% della ricchezza decidono cosa fare, decidono cosa produrre. Vogliamo produrre treni per i pendolari o F-35? Vogliamo mandare i nostri soldati all'estero, fare la TAV o fare altro? Questa è la democrazia. Produciamo delocalizzando in Romania, nel sud più sud del mondo, o investiamo nel meridione? Questo è il comunismo. E il comunismo è la presa del potere politico da parte dell'avanguardia del proletariato, che si chiama Partito Comunista. E dentro questa storia c'è la migliore democrazia possibile. Cosa contate voi? Con la rete contate? Urlate nella tromba di un ascensore, non vi ascolta nessuno, perché gli algoritmi li decidono altri. La democrazia è votare una volta ogni 5 anni un faccione che vedete alla televisione, no. E votare Calenda che si mostra in mutande, flaccido e schifoso, e quella roba lì. E questa è la democrazia. Oppure la democrazia non è decidere che l'Ilva si chiude, si ristruttura, si riconverte, e gli operai dell'Ilva vanno a lavorare in questa riconversione. Questo è il comunismo. E quindi è il loro nemico più forte. E quindi ci devono battere culturalmente, ideologicamente, in tutto. E noi possiamo solo controbattere con questa nostra grande idea.